Ragazzi, oggi facciamo le pulizie. Un cestino per Matte, un cestino per Nicky. In casa, ragazzi, è pieno di gocce di latte e bisogna raccoglierle. Andiamo, Mati! Iniziamo da quelle arancioni. C'è una pista e c'è un'altra pista. Brava, si raccoglie e si mette nel cestino. Hai visto, Ale, che bene? Bene, il pavimento asciutto. Perfetto. Quasi. Anche di qua. Si raccoglie. E cosa hai raccolto anche? Ah, un brick del latte. Ecco cosa perdeva. Anch'io! Anche tu, Mati, sì! Qua. Ma le gocce non sono finite, ci sono quelle verdi. Uno raccoglie qua, uno raccoglie là. Vediamo dove portano. Il mio porta in un posto nascosto. Armadio. Ah, ecco cosa perdeva, un altro brick di latte. Sbircia, Matti. Ah, un altro brick di latte. Sono io, questa qua. Ora ci sono gocce azzurre, sì. Andiamo alla caccia, una stradina di qua, una stradina di là. Che funziona anche per la polvere, Ale. Magari. Facciamo l'incrocio. C'è un incrocio? Sì. Dove vai, Matte? A sinistra? Sì, a sinistra. E Nicolò invece va in cameretta a destra. E si gira. Beh. No, un altro brick! Sono qua, se lo perde. Giusto. Anche qua si va a caccia di macchie. Ecco qua! E poi, dopo tante gocce... Ah, un altro brick di latte, Mati! Gocce fucsia, nuovo incrocio. Tu, Nicola, dove vai? Di qua. Nel bagno dei grandi. Di qua. Mati, quello dei piccoli. Ta 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 ta. Ah, hai visto chi sta facendo il bidet? Un altro brick di latte. Ma ci sono tante gocciole. Tantissima, brava, Mati. Questa è pulizia. Ecco una rosa, mi piace. L'hai trovato? Sì, è quello rosa. Ho trovato il secchiello io. Benissimo. Adesso cosa facciamo? Passiamo di là. Andiamo ad aprirli. Sembrano quattro brick di latte, ma sono quattro brick di Mucci Surprise. Io seguo close. Ci avrei scommesso. Tu, Nicolò, quale scegli? L'arancione. L'arancione. Primo, secondo, terzo, quarto. Terzo e quarto. Qui dentro troveremo quattro sorprese. Troveremo dei cucciolini, squishy, morbidosi e pucciosetti. Contiene cucina. Ecco perché l'abbiamo trovato in cucina, hai visto? Giusto. Questo contiene la camera da letto. Ecco perché l'abbiamo trovato in camera da letto. Questo contiene il bagno. Trovato in bagno. E l'arancione, che a mano Nicolò, contiene il soggiorno. Trovato in soggiorno. Giro di brick. E apriamo di qua. Come e apriamo di là. Come se fosse un cartone del latte. E dentro troviamo... Ecco il primo Mucci's. Anche qua sono usciti uno, due animaletti, il signor Booklet, l'arredamento e sbircio anche una casetta. Ma andiamo a vedere il primo Mucci's. Vediamo. Eccolo, è uscito. Sembra un uccellino. Wow, è pucciosetto. È pucciosetto e gommosetto, vero? Proprio a schiacciarlo? Pucciosetto. Ma dove vai adesso? Sei carino, faccio un girino proprio con te. Squiscia. Sembra pizza così. Sembra pizza. Cosa hai fatto, Ale? Si appiccica. Ah, è ventosetto. Ma voliamo dall'uccellino a questo sacchettino. Chi hai trovato, Nicolò? È un polpetto, vediamolo. Fermati, polpetto, dai che ti squisciamo. Vai, squiscia. E da questa parte che abbiamo trovato? Quelle striature mi sanno di... Tu, tu, tu. Vediamo chi può essere striato. Chi può essere striato, Matti? Che animaletto è? Una tigre. È una tigre, sì. Ciao, mio amichetto. Sono già amici. Guarda che carina, che occhiettini, Ale. È la nanna quella tigre lì. Sì, fa il riposino. E da questa parte che abbiamo trovato? Perché uno è cicciottello, Ale, no? E uno è un po' allungato. Una paperella. Che caruccia. Squiscia la paperella. Matti, vediamo chi hai trovato nel booklet. Questo è l'uccellino che hai trovato tu. E poi hai trovato la tigre. Dai, guardale che cosa vicino. Da vicino una lampadina. Vuol dire che è glow in the dark. Sì, anche lui. Anche il polpetto tu, Nicolò? Di Nicky. Sì. E questa è la paperella di Nicky. Apriamo anche gli altri brick e poi vediamo al buio cosa succede. Ma le sorprese non erano finite, perché Nicolò sta attrezzando il soggiorno col ferro da stiro, Ale. Wow, che invidia, guarda che bell'asse. Ti piace, Ale? Sono entrati. Dove sono entrati, Mati? Nella sua casetta. Dai, tu hai il bagnetto, Mati. Sì. E che accessori hai trovato di arredamento? Ah, la specchiera. Il lavandino. Dai, si aprono anche le ante. Beh, sono fatti bene questi complimenti d'arredo. Sì, anche il lavandino. Mettiamolo qua. Mati, custodiamo la casetta? Sì. È vero, perché poi i quadrati si possono abbinare parete con parete e si riesce a costruire una casetta. Si unisce così. Ecco, abbiamo metà casetta. E dopo la costruiamo tu?
Eh beh sì, perché avete quattro bricche a testa, quindi potete fare una casetta a testa. Quale apri, Mati, adesso? Oh, l'azzurra! Io con la verde. La camera da letto. Nicolò, invece, va in cucina. Io quella bianca. Uno bianco, che hai trovato? Proviamo ad aprire. Sbirciamo, sbirciamo. Anche Nicolò ha uno bianco. Ma sono due diverse. Sono diverse? È un orsetto, Mati, squisciosetto. Squiscia. E questo bianco, invece, Nicolò diceva che era diverso. Infatti, intravedo una cosa kawaiissima. Vediamolo. Oh, che carino. È un micetto. Squiscia. Che caruccio che è. Ma c'è ancora un altro Muzzis. Rosa, tuo colore preferito, Mati. E qui dentro troviamo... Chi è? Dai, anche questo non ce l'abbiamo. Ma che bello. Oh, è l'unicorno, Ale. È vero, tu hai il dito piccolino, ci sta? Brava! E qui che hai trovato, Nicolò? Credo che sia un leone. Dai, un leone, vediamo. No, una mucca! È squisciosetta, anche lei è puzzosetta. Sono una famiglia, sono amici. Hai fatto una famiglia di Muzzis. Qualcuno brilla, Ale? No, l'orsetto è questo, l'unicorno è questo. Non brillano. No, c'è il gattino. Non brilla. Non brilla. E la mucchetta che non brilla. Non brilla. D'altronde i glow in the dark sono rari. E dentro la casetta un armadio. Anche questo si apre. Tu, Nicolò, hai trovato una cucinetta con i forni, c'è tutto, l'angolo cottura. Anche il frigo, vediamo. Sì, ma ti hai visto? Cucina attrezzatissima. Me metto qua io. Mi sa che c'è stato uno scambio perché Nicolò aveva la cucina. E la cucina sta nella cucina. Ecco qui l'ambiente che hai trovato. Ecco la camera da letto. Eccola qua. Ecco, va a letto lui. Va subito, nanna. Ci mancava giusto l'armadio per i vestiti. Dentro assieme. Che carucci. Ci stanno nella cameretta? Credo di no. Credi di no? E allora qualcuno lo mettiamo in bagnetto, va, vediamo. Bene. Sì, c'è proprio anche tutto. Gli shampoo, la doccia, la maschera da bagno. Tutto quello che serve per fare il bagnetto. Guarda me, che bella. E vediamo le stanzette di Nicolò. Ah, si un sono sistemati per la bene. La finestra. Ma chi stira, la paperella o il polpetto? Tutti e due. Oh, che bravi, si aiutano. Uno passa i vestiti, uno stira. Oh, che bravi cuccioli. E adesso Mati arancione. E tu, Nicolò, dove vai? Camera. In camera da letto. E qui troviamo... Ah, un colore che non abbiamo, ma siamo fortunatissimi. Viola. Vediamo. Viola. Che mucci surprise si nasconde qua? C'è un altro uccellino. Un altro uccellino. Che hai trovato? Sì. E questo verde che cos'è? Un colore nuovo? Mi piace. Un orsetto. Esatto, questo qui. Dai, facciamo la collezione degli uccellini. E poi c'è un altro personaggio. Ho trovato il mobiletto. Mobiletto? Ah, sì. Ecco qua. Ecco l'altro Muzzis. È un amico tigrotto. Sì. Questa volta è colore giallo. Sono belli questi colori perché sono molto forti. Dove sei, Ale? Eccoti. Molto neon. E cosa hai trovato, Mati, come complimenti d'arredo? Questa cassettiera, credo. E mi pare che sia spuntata anche la lampada. Attrezzatissimi. E guarda anche la... Quella è la stanzetta, vero? Il salotto come Nicky. Hai trovato il salotto come Nicky, sì. E questo bel verde menta, che cos'è? È un cagnolino. Ah, un cagnolino. Non è quello che brilla. Non è un orsetto, è un cagnolino. Quello che brilla? No, mi sa che devono avere la trasparenza per brillare. Che carino, sono belli pucciosetti, morbidini e kawaii. Ed ecco il gattino viola. Ma non brilla neanche quello. No, neanche lui brilla. No. Che carucci, si fanno gli abbraccini. Si appiccicano. Appiccicano, squisciosissimi. Sono scappati? Sono squishy. E stiamo formando la casetta. Ci manca solo una stanza qui. C'è qualcuno già pronto ad aprire la cucina? Vai, Mati. Una rosa. Dai, un altro rosa. Squiscia, squiscia. Che animaletto è? Sembra, Ale. Allora, orecchie lunghe. È una cosa carina. È carino, sì. È il coniglietto. Esatto, Mati, il coniglietto squisciosetto. Che bello, è super kawaii. Qua mi sa che ce n'è ancora uno, Mati. Vuoi sbirciare? Ah, guarda, sì. E questo? Un altro bianco. Un altro bianco? Ma sembra un animaletto nuovo. Sì, non è un maglietto. Una lavatrice. Una lavatrice, intanto. Qua ci mancava la lavatrice. E qua eravamo rimasti al... Il pony? Pony! Che bello, guarda che criniera! Sì. Sembra gelatosa! Che simpatico! Nam! È la lavatrice! Cosa hai trovato? Anche tu la lavatrice, Mati? Ma si può fare il bucato girando la manovella?
Vediamo che hai trovato tu, Nicolò. Vedo rosa. Un polpetto. Sì, amico del tuo polpetto. E anche lui è squisciosetto. Ma chi sarà il suo amichetto? Questo verde menta mi piace un sacco. Una paperella. Ma non è quella che cambia. Non è quella che cambia, ma per fortuna ne abbiamo trovata una. A proposito di pulizia, ragazzi, c'è scritto anche nelle istruzioni: siccome i mucci surprise sono squisciosetti, morbidosi e gommosetti, raccolgono un po' di polvere. E allora cosa si fa? Basta un po' di acqua e un po' di sapone. E tornano come nuovi. E la casetta di Matilda è completa. Eh sì, ecco qua. Anche con la lavatrice. Mentre Nicolò da questa parte ha creato una casetta nuova, ma io un open space, così i mucci surprise possono andare facilmente da una stanza all'altra. Così Ale, se mentre stai facendo da mangiare ti sei stropicciato, puoi andarti a stirarti la maglietta. Eh sì, se ti scappa la pipì, vai a fare la pipì subito. Però Ale, ci manca il water, che fa parte degli accessori che si possono trovare, perché sono veramente tanti. Ancora la specchiera, la piantana. Si può fare una super sedia. Collezione. Cosa stanno facendo i mucci sul divano, Mati? Stanno dormendo. Ah, stanno facendo il mucis riposino. Li coccolo io. Una bella coccolata, Matildina. Siccome sono ventosetti, andiamo a vedere se si appiccicano al vetro. Sì, io tutti quelli osa. Ok, proviamo a schiacciare. Schiaccia bene. Eccolo, si è appiccicato. Adesso il coniglietto, qua su la tigre. Io vado a sbirciarli da questa parte. Stiamo facendo una parete di mucci surprise. Perché così quando giocava a tennis. Sì. È pieno di mucis. Ale, ma noi giochiamo a tennis in casa? Certo. Non lo sapevo, ragazzi, è sul vetro. Guarda che affollamento di mucis che c'è. Matti, qual è il tuo preferito? Vediamo, rosa. Ed è l'unicorno. L'unicorno. L'unicorno anche tu. Il coniglietto. Il gattino. Il gattino. E mi piace di suo, non perché mi piace la faccina, questo. Ah, ti piace quindi perché brilla il polpetto? No, solo per quello. Okay. Il mio preferito invece è il gattino bianco, eccolo qua. Il tuo preferito, Ale, lo guardiamo da dietro. Ah, mi piace il coniglietto. Il coniglietto, qual è che non riusciamo a riconoscerlo? Eccolo! E adesso, ragazzi, portiamo questi due al buio. Possiamo venire anche noi? Certo, potete venire anche voi. Grazie. Tiriamo giù la persiana e andiamo ad illuminare. È vero, guarda che bei colori neon. Questi non sono glow in the dark, ma con la lampada led il colore neon spara benissimo. Questo è il gruppetto dei rosa, eccoli tutti assieme. Ma vediamo quali sono i glow in the dark. Questo è il polpetto trasparente, lo carichiamo per bene. Spegni la luce, tiene bene. Adesso carichiamo il tigrotto, spegniamo. Vai, siamo a due lampadine accese così, con l'effetto trasparenza. 1, 2, 3. Voilà! Wow, ma poi tengono tantissimo! Tengono molto, molto, sì. Possiamo fare anche la torre di mucis. Wow! Che carini! Guarda come dondola! Se li avete aperti anche voi, ragazzi, fateci sapere quanti mucis surprise siete riusciti a mettere uno sopra l'altro. Sì! Ancora? È caduta! E qui cosa state facendo? La piramide dei mucis! Sì! I mucis sono anche belli resistenti. E guarda, anche l'orecchia. Anche l'orecchia, sono belli resistenti, ragazzi, i mucis. E fateci sapere, ragazzi, qui sotto nei commenti, qual è il vostro mucis surprise preferito tra quelli che abbiamo trovato. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione. Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. E scaricate l'applicazione per non perdere le notifiche. Ciao.